presentarvi il maestro Alessandro Bruno, polistrumentista, virtuoso di non so quanti strumenti, la chitarra, il flauto, il sassofono, il violino, il banjo, non sa nemmeno lui quanti strumenti riesce a suonare. Va bene, il bello è che con lui risparmio, è come se avessi un'orchestra ma ne pago uno solo. Grazie maestro. Siete pregati, oggi non si può più non dire, siete pregati di spengere i cellulari, grazie. Cellulari. Diciamo, io non posso spengere. Una volta in teatro un signore mi disse, io non posso spengerlo perché aspetto una telefonata importante. Dico, signore, capisco, ma magari se mette la vibrazione, no? Se la chiamano, sente solo lei e non disturba. E il prossimo dice, no, io la vibrazione non la posso mettere perché non la sento. Dico, dipende da dove se lo mette il cellulare. Sbagliato? Se segue il mio consiglio vedrà che sente come la vibrazione. Lascia che vivi, non rispondere. Pronto maestro, accordato? Perfetto. Come si fa senza cellulari? Come ha fatto l'umanità per migliaia d'anni senza cellulari? Immagini se Dante Alighieri avesse avuto un cellulare, cosa voleva fare? Dante Alighieri mandava un sms a Beatrice. Ciao Bea, ti voglio bene. Quel punto meglio, ciao Bea, TGE, TOP. Cioè che è? Tanto gentile, tanto onesta parte. Se non sai il linguaggio, bambina, aggiornati. Luis Borges è stato un grande scrittore argentino che tra le tante cose che ha scritto, fatto e detto, ha anche detto la letteratura è una delle forme della felicità. Chi non legge è masochista. Voi sapete cos'è un masochista? È uno che gode facendosi del male. Oh, noi masochisti non siamo e quindi leggiamo. Siamo qui, come sapete, come spero che sappiate, per leggere insieme alcune delle pagine più belle e più divertenti di Italo Calvino, il maestro di leggerezza. Dal cavaliere inesistente. Protagonista Agilulfo. Che razza di nome? Prode cavaliere Agilulfo. Che cos'era questa Agilulfo? Un'armatura bella, pulita, luccicante, sempre perfetta, con dentro nessuno. Appunto il cavaliere inesistente, paladino di Carlo Magno. Agilulfo è talmente perfettino e inappuntabile che sta sulle balle a tutti. Immaginate. È lì che non mangia, non beve, non dorme, non fa sesso, non va in bagno. Insomma, alla fine cosa fa? Si guarda intorno e corregge e richiama all'ordine continuamente i suoi commilitoni, i suoi colleghi, i suoi compagni, i suoi compagni. Bene. Un rompiballe pazzesco. Molto più simpatico e umano di Agilulfo è Rambaldo, giovane paladino alle prime armi, inesperto e appassionato. E iniziamo dalla voce narrante. Prego, maestro. Finalmente, un bel giorno, anche per Cosimo arriva l'amore, maestro. L'amore. Un giorno Cosimo guardava dal frassino. Brillò il sole. Un raggio corse sul prato che da verde pisello diventò verde smeraldo. Laggiù, nel nero del bosco di querce, qualche fronda si mosse e ne balzò un cavallo. Il cavallo aveva in sella un cavaliere, nero vestito, con un mantello. No, una donna. Non era un cavaliere, era una amazzone. Correva a briglia sciolta ed era bionda. A Cosimo cominciò a battere il cuore e lo prese la speranza che quell'amazzone si sarebbe avvicinata fino a poterla vedere bene in viso e che quel viso si sarebbe rivelato bellissimo. Ma oltre a questa attesa del suo avvicinarsi e della sua bellezza, c'era una terza attesa. Un terzo ramo di speranza che si intrecciava agli altri due ed era il desiderio che questa sempre più luminosa bellezza rispondesse a un bisogno di riconoscere un'impressione nota e quasi dimenticata, un ricordo di cui è rimasta solo una linea, un colore, e si vorrebbe far riemergere tutto il resto o meglio ritrovarlo in qualcosa di presente.
La donna a cavallo era giunta al margine del prato vicino a lui e Cosimo ora l'aveva vista bene in viso nella persona, eretta in sella, il viso di donna altera insieme di fanciulla, la fronte felice di stare su quegli occhi, gli occhi felici di stare su quel viso, il naso, la bocca, il mento, il collo, ogni cosa di lei felice d'ogni altra cosa di lei e tutto, tutto, tutto. Ricordava la ragazzina vista a 12 anni sull'altalena il primo giorno che Cosimo passò sull'albero. Sofonisba, viola, violante, tonda riva. Questa scoperta. Il romanzo termina con Cosimo ormai vecchio, di salute incerta, che in un ultimo guizzo si lancia da un alto albero e afferra al volo la fune di un'ancora che pende da una mongolfiera e sparisce sul mare. A noi piace immaginare Cosimo che sale, sale, sale su in alto e si perde nell'universo ritrovandosi nelle cosmicomiche di Italo Calvino. Con le cosmicomiche Calvino guarda l'universo e si volta indietro immaginandosi l'origine di tutte le cose. Ogni cosmicomica è introdotta da una breve considerazione di carattere scientifico. E poi inizia il gioco. Il protagonista delle cosmicomiche è un personaggio indefinito, indefinibile, QFWFQ. Non si sa se sia una ameba, essere, è comunque un essere vivente, un animale, un uomo. A un certo punto dirà: sono stato dinosauro anch'io un tempo. Quindi è un personaggio che ritroviamo in varie forme nelle cosmicomiche di Calvino. Noi oggi, volendo fare un confronto tra questo gioco di Calvino e quello che facciamo nella nostra epoca, quando guardiamo l'universo ci interroghiamo: vogliamo molto più bassi, soprattutto ci domandiamo dove si potrebbe andare a scappare dopo che abbiamo distrutto la nostra terra e il nostro pianeta per salvarci. Dove potremmo andare? Già si parla di Marte. Marte, si sa, abbiamo fatto il primo esperimento con la sonda Schiaparelli, non è andata molto bene. I terrestri che conquistano l'universo è una cosa che mi colpisce. Non ci si rende ben conto forse che cosa ci aspetta lì fuori. Ci sono degli spaventi cosmici terrificanti nell'universo. Enormi stelle, funghe esplodono, buchi neri che divorano tutto. E noi abbiamo questa visione romantica. Il meraviglioso ordine del cosmo. Ci si commuove per le stelle cadenti. Ma le stelle cadenti sono frammenti da asteroidi in fiamme che precipitano sulla Terra. Guarda, una stella cadente, esprime un desiderio. Sì, che mi caschi in testa. Grazie maestro, capisco che lei sia stanco. Ecco.
Io devo chiedere scusa al pubblico qui e a Italo Calvino, ma vi devo confessare, amici, che ho scritto un libro. Non ne volevo parlare, ma Elia Cossu, che tutti ben conoscete, ha aperto una libreria, il Cyrano, che è aperta tutto l'anno. Guardate che facile aprire qualcosa e poi chiuderla dopo l'estate. Lui se ne sta aperto tutto l'anno con i suoi amici e compagni d'avventura. E mi ha detto, Paolo, parla anche di questo libro. Ebbene, ho scritto un libro sulla vecchiaia. Perché l'ho fatto? Mi sono trovato improvvisamente, senza accorgermene, senza sapere come, né perché, ad avvicinarmi a grandi passi, sempre più pericolosamente, a quella che Leopardi ha definito la detestata soglia di vecchiezza. E mi sono chiesto, ma sarà veramente così detestabile questa vecchiaia? Devo dire, l'idea del libro è nata per un episodio della mia vita privata. Sono andato tempo fa a accompagnare mia madre, novantenne, da una nuova geriatra. Mentre attendevamo in sala d'attesa, dove di solito si attende, la mamma doveva andare in bagno. La straordinaria badante che abbiamo la fortuna di avere l'ha accompagnata. Ero lì da solo, si è aperta la porta della geriatra, mi vede e mi fa, prego, tocca a lei. Io stavo per dirle, guardi, c'è uno sbaglio, io sono qui per la mia mamma, ma mi sono reso conto che non era più il momento di riferirsi alla propria mamma. E così è nata l'idea del libro. La detestata soglia di vecchiezza, ti perdo senza un diletto inutilmente in questo soggiorno disumano entro gli affanni o dell'arida vita, l'unico fiore, dice ancora Leopardi. E qual è questo unico fiore dell'arida vita? La giovinezza! La giovinezza, ma non sarà con tutto l'amore, per Leopardi, nostro immenso poeta, non sarà veramente sopravvalutata questa giovinezza? Ecco l'idea, un libro, titolo La giovinezza è sopravvalutata. Intendiamoci, non vorrei essere frainteso, io sono contento di essere stato giovane, mi sono trovato bene, mi è piaciuto e mi dovesse ricapitare lo rifarei anche volentieri, chissà mai nella vita. Nel libro cerco solo di dire che, insomma, ci si trova bene anche dopo, benino, anche da vecchi, e mi ci sto avvicinando a quella stagione. Se possono fare delle belle cose, per esempio dedicarsi a Italo Calvino. E nel libro, il libro l'ho scritto, ci tengo a dirlo, con un mio caro amico Marco Vicari, giovane lui, quindi era, diciamo, la mente fresca dell'operazione, e con una bravissima geriatra, Maria Chiara Cavallini, che ci ha insegnato tante cose. Nel libro ci sono delle parti anche proprio dedicate ai miei colleghi dai 60 anni in su, con consigli pratici anche. I maschi sono indietro, fatemelo dire tra noi donne, sono molto indietro, sono ignoranti, sono insensibili anche su queste cose, come invecchiare. Io ho conosciuto praticamente l'inventore della geriatria, uno degli inventori della geriatria, il professore Francesco Maria Antonini di Firenze, diceva l'importante è arrivare con la mentalità giusta a quell'età. Sì, certo, conta la salute, conta arrivarci con la giusta dieta, con un minimo di capacità di vivere in modo equilibrato, la passeggiata settimanale o anche bisettimanale, tutto quello che vuoi, ma è importante, come se arrivi di testa alla vecchiaia, devi mantenere forte la curiosità per ciò che accade intorno a te, la curiosità, mai dire vabbè ormai quel che è stato tiro i reni in barca, no, l'ironia, l'autoironia, la capacità di indignarsi, cioè incazzarsi per le cose della vita che non vanno per il verso giusto. Sant'Agostino ha detto, la speranza ha due bellissimi figli, l'indignazione e il coraggio. L'indignazione per come vanno le cose e il coraggio di cambiarle. Se si va avanti con questo nella testa e nel cuore, si possono avere anche 250 anni, ma siamo sempre giovani. Grazie.
però va bene. E allora concludiamo. Allora, questa serata insolita per me, per tutti voi, per il maestro. Abbiamo iniziato lo spettacolo verso le 11 in un teatro bellissimo, ma un po' caldino. Abbiamo tolto diverse cose, non so nemmeno io più cosa... Ha fatto una battuta? Fuori. Meno male che non c'è... si sentiva? Ha detto era italo caldino. È meglio che non parli, vero? Anche applauso! Allora, io ho detto, dobbiamo finire alle 11:30, è già in ritardo. E ditemi voi cosa volete fare, ma io andrei veramente alle conclusioni. Finiamo il primo tempo, poi c'è il secondo tempo. Paura, eh? Finirei con un argomento, cosa facciamo maestro? Quello che si era detto, dai, sì. Chiudiamo questa indimenticabile serata, purtroppo le cose belle della vita durano sempre poco, troppo poco, mi direte. Mi direte, pensa che te... Noi non si vede più l'ora che tu finissi per uscire e per andare al fresco, vi capisco, sei pronto messo. Bene, concludiamo con un argomento allegro, leggero, la morte. Siete contenti? Bene, tanto per precisare il concetto, grazie maestro. La morte. Visto l'argomento, se qualcuno si vuol toccare, lo può fare. Chi ce l'ha, chiaro. Chi non ce l'ha può fare con quello accanto. Può essere anche un modo per fare delle belle amicizie. Signore, signore, decidano loro come fare. Prego, s'accomodi, faccia come fosse a casa sua. Bene. Sì, certo, se poi è vera questa meravigliosa ipotesi che per molti era una certezza dell'aldilà, no? Di un Dio giusto che punisce i cattivi e premia i giovani vecchi o no che siano, ma i giusti e i buoni, noi siamo tutti buoni questa sera, è una bella cosa, eh? Sì, si lascia questo mondo, dispiace sempre perché uno qui si affeziona alle cose, no? Anche semplicemente al caffè buono del bar sotto casa, ma anche all'amicizia e all'amore, e rompe le scatole e andare via, ma se te ne vai sapendo che lassù rivedi tutti, aspetti quelli che non ci sono, ritrovi quelli che c'erano, a cazzo, una cosa mica da poco. Non a caso Frank Sinatra, con la vita straordinaria che ha fatto, con tutto quello che ha avuto, come epitaffio, si è fatto scrivere sulla sua tomba, il meglio deve ancora venire. Pensa che bello. Andarsene con questa convinzione è la cosa più bella che uno possa avere, eh? La più bella fortuna, lasciare il mondo il meglio con questa convinzione. Deve ancora venire. Dorothy Parker, scrittrice americana, come epitaffio sulla sua tomba, ci ha fatto scrivere «Scusate la polvere». Pensa all'ironia, l'autoironia. Lei si è fatta anche cremare per l'occasione, ma non penso si riferisse a quella polvere lì. Pensava più facilmente alla Bibbia. «Memento homo quia pulvis est et in pulverem reverteris». Siamo polvere e polvere torneremo ad essere, quindi scusate, se muore si fa un po' di sudicio per la polvere. Spike Milligan, attore comico irlandese morto nel 2002 di vecchiaia, si è fatto scrivere sulla sua tomba. Ve l'avevo detto che mi sentivo tanto bene. Questa è la più bella di tutte. Bello anche l'epitaffio del nostro Franco Califano. Non escludo il ritorno. Praticamente una minaccia. Si scherza, Franco. Walter Chiari, non piangete, amici, è solo sonno arretrato. Achille Campanile, torno subito. Mi hanno chiesto, e te? Ma per me non lo so, l'importante, sono così convinto, il mio epitaffio non ne parlo volentieri, naturalmente, ma sono così convinto che qualcosa prima o poi ti debba cadere in testa, nella vita, che forse ci scriverei, l'importante nella vita è scansarsi in tempo. Questa purtroppo non sono riuscito ad evitarla. E sarà difficile che vada diversamente. Visto però che
che, come ha detto qualcuno, sono sempre gli altri a morire, è più divertente inventarsi gli epitafi altrui. Allora, nel libro che vi ho detto, mi ha detto il mio amico Elia Cossu che lo avrebbe forse portato, se l'ha portato io, se qualcuno è interessato, faccio volentieri una dedica al libro, naturalmente con 50-100 euro in più rispetto al prezzo del libro, nulla si fa per nulla, insomma, ecco. E in quel libro ci fermiamo qui come gioco, perché si conclude proprio sul tema degli epitaffi, ma io qui ve ne aggiungo alcuni scritti per l'occasione. Epitaffio di Donald Trump: pensavo di andare in paradiso, ma San Pietro ha fatto costruire un muro. Epitaffio di Matteo Renzi: appena arrivato nell'aldilà giuro che mi dimetto per davvero. Volesse Dio, volesse. No, insomma, sei dimesso, anzi, è sempre lì, come si è visto, e fa pesare la sua presenza. E, non è finita, scusate, sempre Matteo Renzi: tranquilli, non ruberò la poltrona a nessuno. Hashtag Padre Eterno, stai sereno. Epitaffio di Rocco Siffredi: occhio ragazzi, un Vappoggiate non è un obelisco. Epitaffio di Giuseppe Conte: aspettate a festeggiare voi della Lega, appena Mattarella mi dà l'incarico mi rifaccio vivo. Epitaffio di Matteo Salvini: arrivato nell'aldilà ho trovato un certo Caronte su un barcone. Anche qui gli scafisti, cazzo! Gli ho detto tornatene a casa, anzi tornatene in Africa, Neger! Come sei incazzato! E alla fine, con tutti i crocifissi che ho baciato, mi hanno mandato all'inferno. Qui sfuma un po', c'è tutto. Epitaffio di Luigi Di Maio, quello dei congiuntivi: se lo avrebbi saputo mi sarei vaccinato. Sarebbe stato meglio. E per finire in bellezza, amici, l'epitaffio del lavoratore precario: finalmente un posto fisso. Grazie maestro. Il maestro Alessandro Bruno! Grazie. Grazie.